Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul canale per un nuovo video. Oggi proverò a spiegarvi le emozioni che provo nello stare qui, sapendo che tra una settimana sarò in Italia. Che cosa provo? Che cosa si prova a stare qui? A una settimana dal ritorno in Italia dopo 6 anni e 3 mesi? Bella domanda, mi è stata fatta molte volte e la risposta non è così scontata. Innanzitutto, ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale se siete nuovi e vi ringrazio sin da ora. È molto difficile parlare di feelings perché percepisco che ci sono molte emozioni dentro di me, ma non è facile raccontarle. Ancora devo capirle. Ho molto da fare qui. Nonostante sia ad una settimana del mio rientro in Italia, ci sono ancora molte cose che devo fare, per cui le giornate vanno via molto velocemente e sono sempre impegnato. Non ho tempo per pensare alle emozioni che provo. Le sento, le percepisco, soprattutto quando vado a letto e in alcuni momenti della giornata. Sono certo che una volta tornato in Italia, dopo un mese di adattamento, avrò modo di poterle raccontare in maniera più appropriata e migliore. Però qualcosa posso dirlo, perché sono comunque emozioni che mi accompagnano durante questi giorni. E da una prima analisi posso dirvi che sono contrastanti. C'è una sorta di tristezza, una sorta di tristezza nell'abbandonare Toronto, il Canada, dopo 6 anni e più. E questo è un fattore positivo, significa che c'è qualcosa che mi mancherà, e qualcosa che mi mancherà è qualcosa che mi piace di vivere qui, quindi significa che c'è qualcosa di buono che lascio, ok? C'è qualcosa che ho costruito, che ho creato, c'è qualcosa che questa esperienza mi ha dato. Ci vorranno mesi per capire bene di che cosa sto parlando, ma questa tristezza che sento la sto prendendo con molta positività, perché significa che c'è una crescita dietro questa tristezza, c'è una cosa buona e che mi mancherà di Toronto. Ve la racconterò in futuro, ne sono certo, però al momento è difficile andare oltre. D'altra parte, posso dirvi che sono molto contento di tornare a casa, di riabbracciare i miei cari, la mia famiglia, i miei amici, le persone che conosco, il mio paese. E questo mi rende molto, molto felice. Sono certo però di una cosa, e mi piacerebbe condividerla, che queste emozioni, questi feelings, non mi appartengono. Ebbene, chiaramente li sto provando io. Però sono piuttosto sicuro che tutte le persone che hanno affrontato un'esperienza simile alla mia, in qualche maniera, le hanno provate, che sia per andare via dalla propria casa, andare in un altro paese o trasferirsi in Europa, trasferirsi nella stessa Italia o trasferirsi dall'altra parte del mondo. Oppure tornare indietro. Ecco, si provano delle emozioni particolari e credo che queste emozioni poi siano condivise da tutte queste persone e io faccio parte al momento di una di loro. E con il video di oggi volevo testimoniare appunto queste emozioni così contrastanti che vivono le persone che si spostano, che emigrano e che tornano e che vanno. E sono emozioni molto belle, dove la tristezza e la felicità si mischiano, si abbracciano, si accavalcano, è un'onda. Ecco, questo è quello che provo. Mi dispiace se non posso darvi molto più risposte e essere molto chiaro. A proposito, lo sarò in futuro, di certo.
è che torno in Italia, ragazzi, e ci vediamo in Italia la settimana prossima. Vi auguro una buona domenica. L'ultimo video da Toronto. Questa è l'ultima volta che dico un saluto da Antonio dal Canada, da Toronto. È l'ultima volta che lo dico. E lo dico con dispiacere, ma è l'ultima volta. Ciao Toronto, grazie mille. Ciao Canada, ci vediamo in Italia. E ciao a tutti voi, ragazzi. Grazie mille. Ciao ciao.